Dottor Vittorio Camardese. Buonasera. Io la ringrazio molto di essere venuta. Io ringrazio lei di avermi invitata. Beh, vedo che viaggia molto lei, eh? Beh, non è che sia mia la chitarra, l'ho chiesto in prestito. Ah, perché lei non viaggia? Non ho la possibilità perché... Secondo, prego. Grazie. Perché vivo, lavoro in ospedale, allora non mi è consentito. Naturalmente. Dove lavora lei? Al San Filippo. A Roma? A Roma, sì. Ha dovuto chiedere un permesso speciale per venire qui? Beh, in verità sì, perché ho dovuto chiederlo al mio primario. Chi è il suo primario? È il professor Giacobini. Perché non è ritenuto dignitoso per un medico suonare la chitarra? No, non per questo, perché è un fatto così di costume, di educazione. Ho ritenuto opportuno. È il radiologo, eh? Radiologo, sì. Tu che mi hanno detto che lei ha un sistema particolare suo di suonare la chitarra, un metodo, una tecnica speciale. Dicono sì, non lo so, io ho sempre suonato in questo modo. Lei ha studiato da solo, tutto? Sì, sono un autodidatta. Sì, conosce la musica? Non conosco musica. Vogliamo vedere praticamente sì, che cos'è questa? Sì, ecco, la tecnica consiste in questo, che io invece di pizzicare la corda, la percuoto. Sentiamo una... Sì. Un pezzo. Sì. Cos'è? Bravissimo. Un mambo. Un mambo? Un mambo, sì. Quante cose nuove si possono fare con una cosa vecchia? Dice. Sì. Non conosce nessuno che adopera questa tecnica. Ma in verità no, è una tecnica così mia, diciamo. Riesce a ottenere come degli effetti di contrabbasso con questa? Sì, il contrabbasso si rende più evidente in pezzi di jazz. Questo dà la sensazione di tamburi così ben distinti che hanno dei suoni, ecco. Sì, sì, sì. Perché, vogliamo diciamo, sentire anche. Sì, un pezzo di jazz così. Con questa specie di corna lei si tocca con l'indice e percuoto e ottengo il contrabbasso. In questo. Le trascrizioni di questa musica chi gliele fa? Niente, così? No, le arrangio così. Sente un disco? Sì, sento la melodia e poi le trasporto così. Senti, io sono rimasto vivamente interessato da questa sua esibizione. Gentilissimo. Sono sicuro che anche i telespettatori lo saranno altrettanto. Può darsi che insegni questo...
nuovo sistema di suonare la chitarra a tutto il mondo. Dice, troppo per me. È un'invenzione, l'ha brevettata. Non ancora. Io la ringrazio. Io ringrazio lei, signor Fa. Spero di non aver bisogno di lei, ma non si sa mai nella vita. Arrivederla e grazie. Grazie infinite. Grazie a lei.